A Fraselle, buono con ma fai fai! Però se fai la cheesecake con Fraselle, è a ruota però, a voi fassi ma a me, guardate qua, guardate qua, guardate quella buona buona buona, perché mo vado a vedere il resto del video, guardate qua, a base a Fraselle, a coppa è a ricotta, e a coppa ancora ci sta, pomodorini, olive, tondo, basilica. A freschezza proprio mocca, ma ci fa venire proprio veramente un genio l'estate. Mo, di questi periodi, che se va mangiato, mamma mia bella, quanta benedizione mi ha mandato. Vedi il resto del video e poi fammi sapere, alla fine lo munna. Però mamma ru carma, c'è proprio rovutata stavolta, mamma mia! Primi due passaggi, allora dobbiamo fare la base di questa cheesecake salata. Allora, praticamente la base la facciamo come si fa per la cheesecake dolce con il biscotto, noi la facciamo con la fresella. Allora, io mi prendo un bel frullino e mi vado a frullare la fresella. Guarda che potessimo fare un ritmo. Ecco qua, va bene così, non è che deve essere proprio polvere, 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 va benissimo così. Mo, una volta che abbiamo fatto questo qui, vedete che è diventato proprio bello bello, ci andiamo a sciogliere il burro. Però mo, aiuto, le quantità poi ve le scrivo. Ma ad esempio su 200 grammi di fresella tritata ci va 100 grammi di burro. Il burro è sempre la metà del biscotto. Squagliato il burro e mucchiamo che stiamo facendo lo sbadiglio. È inutile, a me non piace. Allora, squagliate il burro, andatelo a mettere, squagliato, vabbè, sciolto, dai, perché se no però vedete che io parlo sempre in napoletano. Andate a mettere questo burro fuso nella fresella, mischiate il tutto in maniera omogenea. Fatto ciò, guardate qua, mia moglie me l'ha comprata, stanno 2 euro questi cavatelli, mi sono bellilla. Voi potete prendere anche i coppa pasta normali, quelli là più grandi, quelli più piccolini, come volete voi. Però mia moglie mi ha piaciuto questi qua, che sono più adatti anche per fare le crostate, che sono un caffino romuto. Poi dopo le togliete e esce tutto fuori. Allora, mo andiamo a fare la base di questa cheesecake salata. Ci andiamo a mettere, chisto poco, i fresella sotto, vedete, mo me ne faccio una. E andate un pochettino a livellare. Voi vi dovete regolare che deve essere non tanto alto, però almeno di questo spessore qui. Vedete? Apparate tanto bello. Mo, questi qua vanno nel frigorifero. Il tempo che si induriscono un poco, proprio giusto il tempo anche di andarci a fare la crema di formaggio. Mo, andiamo prima con questi in due frigorifero, una cosa a volta. Mo, ci andiamo a fare la crema di formaggio. Facilissima, voglio io ho pensato di fare una bella ricotta, guardate qua, e non poco i crema spalmabile, non tenete la Filadelfia, piate pure che l'ha puzzutato, non fa niente. Come l'andiamo a condire, voglio, ma proprio nella maniera più semplice possibile, giusto un po' di sale, un po' di pepe, senza aggiungere altre cose. Se volete ci potete mettere pure un po' di scorze di limone, un po' di scorze che volete voi. Io faccio solamente ricotta e crema di formaggio spalmabile, sale e pepe. Un piccante, guardate qui, vedete la consistenza? Ecco com'è bello, ma resta a cucchiaiare. Mo, allora, voglio, guardate qui, non dobbiamo fare altro che andarci a riempire i nostri cheesecake. Vedete, praticamente noi adesso li portiamo fino a quasi la base, ok? Vedete che poi dobbiamo rimanere sempre un pochettino, pochettino di spazio. Andiamo a livellare un poco e poi dopo vi dico come amma fa. Comunque così l'amma fa. Fatto pure questo, voglio, mo. Mettiamole tanto bella a riposo nel frigorifero, meglio farlo la sera per la mattina, quindi tutta la notte nel frigorifero, si sa da proprio industare tutte cose e poi il resto lo faccio vedere come faccio veramente sfizioso. Ed eccoci qua, passate tutte queste ore, guardate qua com'è bella compatta, potete farla pure così, non cade niente. Adesso non dobbiamo fare altro che togliere gli stampini da qui, mettercelo nel piatto e prepararci subito i pomodori, che adesso vi faccio vedere come li andiamo a fare. Facciamo una cosa proprio sfiziosa. Allora, come prima cosa voglio il pomodoro, stavolta io me lo vado a tagliare a spicchi, vedete? Così diventano pure più sfiziosi e poi vi faccio vedere come li vado a condire.
nel pomodoro, stavolta al posto dell'aglio, però ci vado a mettere un po' di cipolla rossa che mi va a tagliare bella, fina, fine, fine. Vedete? A così. Come le andiamo a condire? Ma io, la cosa è più semplice e più bella. Ma io, un pochettino di sale, perché è normale che ci vuole, poi un po' di sale, un po' contro malocchio. Un bel filo d'olio extravergine d'olivo, quello là mio, metti tancello, voglio perché se è buono sa da sentire. Un poco poco di origano, voglio l'estate, non pare i fronni basiliche spezzata da Ind. Ammischiamo tutte cose e mo andiamo a mettere tutto goppo a queste belle cheesecake salate. Eccoci qua, adesso le andiamo a condire con questo bel pomodoro. Guardate qua, guardate, mamma mia bella, quando gli andate a mettere poi a tavola, no? Per tutto quanto, qua non è che è facile da ricreare, è facile proprio eccitare. Guardate qua come sono bello, guardate. Ma non è ancora finito, ma ci mettiamo un altro paio di ingredienti sopra e poi abbiamo finito. Però guardate qua che esplosioni di colori e di gusto. E poi che fai? Qualche filettino di tonno, non ce lo metti? Un pochettino sparso un po' di qua, un po' di là. Voglio. Questa deve essere proprio a Fresella 2.0. Adesso è proprio una cosa proprio fantastica. De bell'olivetto non c'è niente. E già, e ci vogliono pure. E voilà, voglio. Per finire, voglio un po' di olio al basilico che ci vuole. Guardate qua. Olio al basilica, cose semplici, voglio e cose semplici sono che cose più belle. Una fogliolina e basilica e un piccante, voglio. Noi siamo pronti per assaggiare. E però mo è arrivato un momento più bello per me, però potrebbe essere il momento più bello anche per voi se lo fate voi a casa. Guardate qua, guardate, immaginate questo piatto qua, su tagliere piccolino l'ho pagato 2,50 euro al nuovo negozio che sta qua a Felbert. Mo, siccome non le voglio rovinare, perché guardate qua come sono belle, poi perché più tardi vengono gli ospiti, vengono amici miei a casa, io, immaginate, ricotto, pomodoro, tonno, ma manco pezzi di frasella sotto, però già so che è buonissimo, ma io... Che sia Fresella 2.0, diciamo così, eh? Ma niente, ma ormai è diventato di moda. Assaggiamo. Vai, io. Mamma mia. Vai, io. Lo faccio da un aperitivo, no? Lo mangiate che sia fuori dal balcone, o terrazzo, in da cucina, in un gabinetto, lo rimaniamo voi, in un gabinetto, no? Credetemi. A fine Romone. Eh no, perché l'ha già fatto io. Vai giù. Siete pronti? E facetelo pure voi, mi raccomando.